l'internet, mi viene in mente Google. Certo, Che cosa si intende, Marco? ma allora, prima di parlare di gamification, ogni volta io dico, posso parlare di gamification, parliamo di gaming, cioè Esatto. per capire la gamification bisogna capire che cos'è un videogioco, ok? E cioè, il videogioco è quel, diciamo, chiamiamola così adesso, quella forma d'arte che esprime, comunica i suoi messaggi tramite quelle che si chiamano le meccaniche di gioco, o quelle che poi comunemente nella gamification puoi introdurre come le tecniche di game design. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire quegli strumenti che io do al giocatore per viaggiare nel mondo. Ora, nel momento in cui cerchiamo di fare cioè di rappresentare questa roba che sembra stranissima, ok? Perché noi comunemente siamo abituati a vedere il videogioco o comunque qualcosa che ci intrattiene con una storia che deriva dalla narrazione, perché noi a scuola siamo stati formati a raccontare una storia soprattutto tramite le parole, no? In verità, poi siamo anche stati abituati a raccontare la storia, nella pittura, guardando e commentando un dipinto. Quindi per fare questa cosa qui, io cambio codice, no? Cioè Certo. chiedo alle persone di osservare le cose diverse. Allora, se immaginiamo, ad esempio, il videogioco come una forma d'arte, il videogioco comunica, ad esempio, in un videogioco molto semplice come Donkey Kong. Donkey Kong è un gioco in cui c'è il famoso personaggio Mario, ok, l'idraulico italiano, che deve salvare la sua fidanzata Pauline da questo scimmione che la rapisce, no? È una metafora chiaramente di King Kong. Gli strumenti sono molto pochi dati al giocatore, cioè Mario può andare sopra, sotto, destra, sinistra. Col pulsante può saltare per saltare i barili e poi deve arrivare in fondo, appunto, fino alla cima. Ogni giocatore giocherà in modo diverso, perché naturalmente interpreterà la storia secondo le sue attitudini e quindi scriverà una storia diversa, ma è una storia che parte sempre dagli stessi strumenti. E qui allora nasce il discorso di focalizzarsi sul mezzo di comunicazione che permette alla forma d'arte di parlare, lo strumento, che appunto sono queste cose che si chiamano meccaniche di gioco. Che poi questa cosa si ribalti, abbia un'altra prospettiva incredibile, che è quella di lasciare appunto al giocatore di metterti dentro la storia, beh, come dire, la capacità diversa del mezzo, no? Cioè, come la musica ha le forme musicali, Certo. come l'arte, la pittura ha i diversi stili, di pittura, così, il videogioco fa con. Quindi possiamo dire che in parte quello che comunque dà una capacità di, diciamo, di coinvolgimento al nostro interlocutore è, diciamo, da una parte la componente narrativa, quindi se c'è una narrazione che ti porta poi da un punto A a un punto B e anche un'immersione, quindi c'è un contesto di un'esperienza, cioè il dover portare l'interlocutore a vivere questa esperienza, oppure è una componente che è in più e dipende dal, diciamo, dal contesto se lo devi fare o no. Cioè, No, la parte dell'esperienzialità è la base ok. ed è un'esperienzialità che ha due concetti fondamentali. Il primo, fare in modo che l'utente possa dialogare e capire col sistema per comprendere come muoversi, ok? Quindi tutto quello che si chiama il tutorial, no? Cioè, al posto di leggere il libretto delle istruzioni, i primi videogiochi erano così. Attenzione, non è che sono stati una roba mostruosa. Cioè, Certo. se andiamo a vedere i videogiochi negli anni 80, i videogiochi negli anni 80, soprattutto quelli strategici, erano
Vabbè, adesso erano bellissime, avevano dei manuali fantastici. Erano dei mattoni così. Sì, c'era Ultima 4, poi che era un gioco di ruolo per immergere il giocatore nella storia e per avere una protezione anticopia, ti costruiva il libro degli incantesimi fatto veramente a forma di pergamena, ok? Quindi sentivi la carta come fosse la pergamena. Il problema è che dovevi, come dire, avere un ritorno, forse Vai, vai, anche. tranquillo. Il problema è che per invocare l'incantesimo e scoprire la ricetta, tu dovevi prendere il manuale, aprirlo, guardare, cioè era una roba che adesso sarebbe inconcepibile, ok? Chiaro. Hanno fatto altri esperimenti così adesso in tempi moderni, ma li hanno, come dire, aggiornati, ok? C'è un gioco fatto che si chiama Ni no Kuni, che è fatto da Level 5, che ha come fosse grafica cartoni animati di cartoni di Toriyama, insomma, di cartoni animati giapponesi degli Chiaro. anime, no? Ecco. Però appunto affronta questa cosa in modo completamente moderno. Quindi, da una parte c'è l'accompagnare, dall'altra c'è proporre una sfida affinché questa sfida riesca a portare il giocatore a dare il meglio di sé. Cioè, io ti do lo strumento, giocatore, ti Chiaro. insegno a usarlo, ma poi ti do una sfida che ti coinvolga. E per assurdo, la roba strana, la ricetta strana bella dei videogiochi è che i videogiocatori di fatto hanno fatto un po' una statistica, falliscono l'80% dei tentativi di gioco che fanno, no? E allora uno dice: ma scusa, ma che masochista sei se per 80 volte su 100 che giochi fallisci e 20, vai avanti? No, la cosa interessante è che nel videogioco il fallimento viene visto come opportunità di progresso, cioè quando tu fallisci nel videogioco in qualche modo, se il videogioco è fatto bene, Chiaro. hai questa possibilità di comprendere dove hai sbagliato. E quindi ti viene voglia di ricominciare, e di ritentare proprio perché, hai individuato il tuo punto debole e vuoi non rifarlo. Ok? Chiaro, chiaro. Una sorta di Quindi sbagliando si impara, diciamo, cioè, il come ben fallimento dire a è me. visto come opportunità per andare avanti, cosa che ad esempio nei nostri percorsi scolastici, ma anche nei percorsi lavorativi, lo sottolineo, il fallimento è visto come: ah, ma è una roba terribile, hai sbagliato, e quindi se hai sbagliato devi essere condannato. E quindi poi questa cosa qui, a livello lavorativo, poi, almeno nella mia esperienza personale, fortunatamente, che poi lavorando nella game industry è cambiata, ok? Certo. Perché lavorando nella game industry certi valori comunque che ti porta il videogioco tornano anche nella struttura lavorativa. Il discorso che cosa succede? Pur di non ammettere che uno ha sbagliato a lavoro, tirano fuori poi delle dinamiche tra le persone di falsità che si raccontano, o necessità di cadere sempre in piedi, che poi rovinano l'ambiente di lavoro in certi casi, ok? Chiaro. Quindi se riusciamo a pensare, oppure nel caso della scuola, il fallimento porta a quello che è un abbassamento dell'autostima della persona, perché allora dicono: ah, ma allora vedi che non sei capace a fare niente, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto, dopo che abbiamo, questo è il contesto in cui si muove il videogioco, con tutto il discorso di portare la persona a quello che si chiama il flow, l'esperienza ottimale, e cioè quello stato fisico e psicologico di estremo coinvolgimento, che poi ha dei, come dire, ha delle. Ha degli ingredienti, ok, che si toccano Certo. con mano, cioè la perdita della nozione del tempo, l'essere focalizzati completamente su quella cosa ed essere concentrati al massimo e quindi ricordarsela, perché quello che si sta facendo in quel momento è una cosa piacevole. La perdita del controllo di sé, cioè
Cioè io sto facendo quella cosa e non mi importa se gli altri mi guardano, ma io la faccio perché mi piace tantissimo. Pensiamo a quelli che, non so, ballano giocando al gioco Just Dance e magari ballano come cioè, come persone che sono poco coordinate, però piace tanto che pur facendo ridere, visto dall'esterno, la persona è iper mega concentrata. Oppure il paradosso del controllo, cioè tu percepisci che le tue scelte all'interno di quel sistema effettivamente lo cambiano e quindi cerchi di farle con un'attenzione estrema, ok? E Chiaro. tutte queste cose. Bene, siamo arrivati qua. Questo è il gaming. Cosa vuol dire gamification? Vuol dire applicare tutte queste idee in contesti che non sono di gioco, Chiaro. ok? Quindi, poi si dividono. Se uno facesse la presentazione della gamification, hai che questa idea si traduce in diversi ambiti della nostra vita, ok? In Chiaro. quello che può essere in un ambito aziendale, se uno pensa delle azioni verso l'esterno, tutto quello che può essere la promozione di un prodotto, l'aumento delle vendite, oppure anche il fatto di voler coinvolgere il proprio cliente in un progetto che può, ad esempio, dare la libertà al cliente di partecipare e dare delle idee nuove, magari a quel prodotto, ok? E Chiaro. quindi legarsi tantissimo al brand. Pensiamo a un esempio, che magari noi adulti conosciamo. Certo. Anche se è un videogioco, è famoso. Qualcuno di voi conosce Minecraft? Se vuole, avete lasciato accesso alla chat, scrivono in chat. Minecraft è questo classico gioco di. Open world. È una sandbox. È come se io avessi una grande scatola di Lego, digitale, e io. Con questa scatola di Lego posso o giocare senza regole, quindi semplicemente costruendo, oppure giocare in una forma di avventura per cui mi viene creato sempre un mondo casuale nuovo da scoprire, quindi ogni partita è nuova, però c'è una storia per cui ci sono i cattivoni e io la notte mi devo costruire la casetta, devo andare dentro la casetta perché altrimenti i cattivi poi di notte mi attaccano, eccetera, eccetera, eccetera. Il programmatore di Minecraft, inconsapevolmente, oppure consapevolmente, non si sa ancora, comunque è stato un genio. Fin dall'inizio lui ha costruito il gioco e ha proposto il gioco dicendo: io ti vendo il gioco a un prezzo minore, il gioco è ancora incompleto, però la cosa fantastica è che tu lo puoi completare con me. Quindi ha proposto una partecipazione dando lui lo strumento e da subito, senza aspettare il prodotto finito, e dicendo alle persone: costruiamoli insieme. E adesso, una statistica che avevo visto al 2016, Minecraft era cioè tutti quelli che hanno comprato Minecraft, cioè comprato, speso soldi, erano 110 milioni di licenze, eccetera, costituivano la sesta nazione del mondo. Io ho due Ok, account, Marco, solo per renderti conto. Due account. io ne ho preso uno, quindi sono stupido io che non l'ho preso a 9 euro quando c'era, ma poi l'ho preso dopo a 19. Ma senti un Quindi. po', in quest'ottica di, ovviamente, no, diciamo, di matrioska, no? In una sorta, se vogliamo, dove man mano che scoperchi una scatola, no, trovi un pezzo da completare, da costruire. E sappiamo tutti l'esempio che hai citato tu, che uno, diciamo, anche a livello cognitivo è un gioco che hanno studiato molto, nel senso, per capire la relazione che c'era tra diciamo, il videogiocatore e il gioco stesso e le dinamiche del gioco, perché sappiamo benissimo che diversi generi vanno a sollecitare quelle che possono essere differenti, diciamo, chiavi, no? L'FPS, lo sparatutto, hai un'attenzione proprio maniacale, come dicevi tu prima, quindi devi stare attento e, diciamo,
in qualche modo, quando poi ti ritrovi a dover, diciamo, imparare delle cose, hai molta più attenzione, hai sviluppi molta più attenzione anche ai dettagli, alle posizioni, eccetera. Per esempio, il contesto, appunto, no, dell'adventure game, c'è tutta la parte narrativa, letterale, che comunque ti aiuta a livello, no, di un percorso, diciamo, anche al di fuori del videogioco. Quanto pensi che questo tipo di, diciamo, di capacità cognitive si possa portare all'interno della società, che il videogioco quasi forse lo ignora o comunque lo percepisce come il passatempo che tu hai quando devi stare al di fuori della società, che vuoi estraniarti dal mondo, che sei su due piani, no? Completamente sconnessi? Perché poi la vera domanda, se vogliamo, è questa, cioè: il gioco realmente possiamo portarlo dal virtuale al reale e viceversa? Ci può essere, no, questo filo conduttore? Ma è ovvio che la risposta è sì, ma io lo sto già usando, nel senso che vabbè, io sono a parte appunto professore politecnico, eccetera, però lavoro in un'azienda che al momento lavoro in un'azienda che si chiama Sinestesia, dove sono il direttore tecnico dell'Academy, e noi, vabbè, oltre a essere famoso, insomma, videogame evangelist, quindi mi occupo di tutti i progetti relativi al gaming e alla gamification. Ma proponiamo una formazione su delle tematiche o molto verticali, come possono essere la cyber security, il digital forensics, eccetera, o ad esempio tematiche magari anche più comuni come la digital transformation, però affrontate sempre in un'ottica di coinvolgimento. Utilizzando la tecnologia, ok? E in particolare i videogiochi, oppure in tutti i corsi che noi facciamo di soft skill, di gestione dei conflitti, organizzazione del lavoro, eccetera, una delle esperienze centrali iniziali è quella di giocare insieme a un gioco che racconta di una spedizione a metà dell'Ottocento in cui vedeva questi gruppi di pellegrini americani che volevano andare in Oregon, ok? Perché è importante questo gioco? Perché non è solo divertente, ok? Ma è un gioco che con la scusa di approfondire una parte storica e sfruttando soprattutto la capacità computazionale del computer, la potenza. Perché alla fine è quello, cioè il videogioco mi dà delle cose in più che io non potrei fare senza videogioco, senza computer. Perché se io ogni volta che comincio questa spedizione, comincio una spedizione che è un'avventura nuova, che ogni volta mi propone degli eventi nuovi che devo affrontare, no? Io devo pianificare quanti buoi prendere, quanti proiettili comprare, quanti vestiti, eccetera. Poi noi lo fa è un gioco single player che in verità noi adattiamo come gioco di gruppo, perché nel gioco tu comandi 5 persone. La mia idea è stata: ma perché queste 5 persone non possono essere 5 persone vere che si devono mettere d'accordo? E se nel gioco muore una di quelle persone, la persona, poveraccia che è morta, non avrà più diritto di parola. Quindi il gruppo deve preservare l'unità del gruppo, ma ognuno deve cercare di preservare se stesso, altrimenti non, come dire, anche lui, insomma, se tu hai il tifo, è ovvio che chiederai al gruppo o di arrivare più in fretta in una città per curare il tifo, oppure di fare una pausa e cercare di sperare che il tifo ti passi. Ok? Suggeriscono dalla chat Oregon Trail. Esatto. Oregon Trail, certo, sì, è lui. Quindi qualcuno. Sì, giusto, giusto, Luca. È proprio quello. Però anche lì non è un gioco che è stato preso paro paro così com'è. Affinché il gioco abbia un vero e proprio focus, ad esempio, sui soft skill, che possono essere come prendere decisioni di gruppo, come collaborare insieme, eccetera, è necessario aggiungere delle meccaniche che trasformino il gioco, oppure che ne mettano ancora più in evidenza le proprie caratteristiche interessanti. Perché pensate se questo gioco a eventi fosse fatto come un gioco in scatola, ok?
Uno ogni volta dovrebbe inventarsi 50.000 cose, fare un sacco di calcoli per cercare di costruire un'esperienza che metta sempre quello stress giusto al giocatore o al gruppo affinché il gioco sia sempre giocabile con lo stesso interesse, con lo stesso entusiasmo. Ok? Quindi, oppure c'è un altro gioco che si chiama Fate of the World. In cui io sono a capo di un'organizzazione che cerca di gestire tutta la parte dei cambiamenti climatici, cercando di mitigare, eccetera. E tu scegli con delle carte quello che questa organizzazione mondiale farà per un turno che è costituito da 5 anni di gioco simulato. Qual è la cosa interessante? È che il passaggio di turno viene calcolato usando il motore che viene usato dalla BBC per fare effettivamente le simulazioni di come sarà il mondo di qui a 5-10 anni, eccetera, motore costruito dall'Università di Oxford, ok? Quindi basato non su due o tre persone che di buona volontà si mettono a programmare, ma su Certo. dei dati effettivi. Ecco. Quel gioco lì, da gioco single player, lo si trasforma ipotizzando che ci siano due fazioni, ognuna deve provare a giocare secondo la propria idea di cambiamento, e poi queste fazioni devono trovare un accordo, e quindi c'è tutta una parte di dialogo, di dibattito che stimola le persone a capire come si difendono le proprie idee, ma anche come in un problema rispetto ai cambiamenti climatici, si è all'interno di una complessità. E quindi non vuol dire, boh, faccio fare la differenziata anche in Africa. Ma se in Africa si devono ancora evolvere dal punto di vista industriale, devono trovare una stabilità da quel punto di vista. Se gli togli il carbone per mettergli tutta la parte green, come succede nel gioco, ti trovi la rivoluzione, ok? Chiaro. Civile. E quindi ti fa capire che è un discorso di economico, di cultura, e ci sono tanti, come dire, tanti aspetti che devono essere, diciamo, tenuti in conto. Ma senti un po', Marco, ma tu hai qualche esempio da farci vedere di queste cose? Assolutamente. Allora, io adesso vi metto allora, vi faccio vedere un esempio di gamification. Allora, questo è un video tratto da un prodotto australiano, una specie di, non so se avete presente, tanto qui si possono fare dei nomi di prodotto. È un cracker salato, Vai, dolce vai, vai, salato, fai il nome, fai il come nome. fossero i Tuk, ok? Ecco, io sono drogato di Tuk, all'università ne mangiavo una tonnellata. E quindi cosa succede? All'inizio del 2010, questa azienda decide di promuovere uno dei suoi cracker salati e installa in quello che sembra una stazione ferroviaria, qualcosa simile, se siete di Torino o roba del genere, Porta Nuova o Centrale, Milano Centrale, quello che Roma volete, Termini, dai, Roma vediamo. Termini anche, sì, se vogliamo fare proprio, decide di installare una specie di box, ok? E adesso vi faccio vedere. Allora, per vedere questa cosa, chiedo a tutti quanti di andare su questa pagina web che vi metto in chat, Vai, Marco, ok? facci Che sognare tutti insieme. ci permetterà di fruire, perché uno dei difetti di Meet è che i video, eccetera, fanno un po' fatica qualche volta. Allora, se voi cliccate e andate su syncvideo.com, questo link. Io vi faccio partire il video che mostra che cosa è successo quando queste persone hanno installato questa vending machine che dava in premio facendo una vending machine appunto a soldi zero. Era un gioco, adesso lo vedrete. E cosa è successo? Che tipo di reazione hanno avuto le persone? E poi ne parliamo, ok? Però potrete cominciare a vedere che, ok, io vedo già ci sono 3 persone collegate, bene. Vediamo Vediamo. quanti coraggiosi hanno ancora il coraggio di Ah, entrare. tanto devono solo, no, devono solo cliccare il link e andare, quindi cliccate, entrate pure.
diventerete visitatori. Poi ditemi. Visitor. Visitors, ok. Ma Marco, toglimi una curiosità. Ma a livello, diciamo, di mentre che aspettiamo che qualcun altro entri, a Sì. livello di, diciamo, costruzione, no? Nel senso, se noi dobbiamo, cioè, noi pensiamo sempre a un discorso istituzionale, come ne parlavamo anche telefonicamente, no? Sempre indietro rispetto a quello che potrebbe essere un'evoluzione tecnologica, quindi di conseguenza anche questo tipo di evoluzione qui, no? Da un punto di vista, per esempio, istituzionale, come noi addetti o comunque in un discorso magari anche di coinvolgimento da parte, no, del cittadino che alcuni argomenti magari non li conosce o comunque vengono sempre spiegati troppo tecnicamente, con un linguaggio troppo tecnico. Come potremmo pensare, se vogliamo lanciare una sfida a un discorso istituzionale, come potremmo pensare di portare questo tipo di, fammi dire, leggerezza, perché poi alla fine, per quanto sia complessa, la macchina trasmette un po' questa sorta di leggerezza per comprendere meglio alcune magari lati oscuri del contesto, diciamo, istituzionale. Allora, sicuramente il discorso, cioè per riuscire a, come dire, a creare questo coinvolgimento, bisogna creare un'esperienza. Un'esperienza che attira la persona perché è un'esperienza interessante, dove si gioca e ci si diverte, quindi si viene coinvolti. Ma l'esperienza, se funziona, è un'esperienza che tocca le corde del cuore, perché emotivamente dico. Se sei coinvolto è perché qualcosa dentro, che sia Chiaro. il fatto che tu ti sia divertito o che sia qualcosa che poi ti ha fatto riflettere, qual è il risultato? È che per quella tematica ti ha dato un minimo di orizzonte, cioè ti ha fatto capire questa cosa ha questo, come dire, è come se ti avesse dato una specie di binocolo, un cannocchiale per Chiaro. vedere oltre. A quel punto tu hai e soprattutto. Entra in gioco la parola consapevolezza, cioè tu hai reso consapevole di un valore che volevi trasmettere, hai reso consapevole l'utente barra il cittadino. Allora, se il cittadino poi è consapevole, gli hai dato la benzina per affrontare la parte più dura del processo di coinvolgimento successivo, che è quello di dire prendi allora sul serio questa tematica e non so. Vai a votare, ad esempio, oppure partecipa attivamente all'interno del tuo quartiere, Chiaro. oppure prova ad aprire i confini della tua mente perché siamo in Europa e prendete un progetto come Free Rice, che è un gioco fatto dal World Food Program praticamente mette in una situazione molto, molto banale le persone. Cioè, c'è un gioco in cui tu scrivi, cioè ti viene proposta una parola, ci sono quattro definizioni, devi cliccare. Ogni volta che indovini, 10 chicchi di riso vengono donati a una situazione particolare di indigenza, so, la situazione del fame in Sudan, in Etiopia o da qualsiasi altra parte. La cosa incredibile è che tu fai da una parte un gioco che magari potrebbe essere per te una palla incredibile, una noia mortale per pigliare il vocabolario e capire in una lingua straniera cosa significa quello o quell'altra parola. Ma Chiaro. dall'altra sei anche spinto perché vedi i chicchi crescere, ma non solo i tuoi, quelli di milioni di altri giocatori. E quando i chicchi cominciano a diventare miliardi, allora dici, beh, facendo questa cosa è anche divertente perché c'è il punteggio e tutto quanto. Sto facendo del bene e intanto sto imparando un tot di cose. E allora si innesta quel circolo virtuoso che permette poi alle. E qui si innestano tante delle meccaniche che sono proprio del videogioco, il senso dell'epico, quindi il discorso che non sono solo io a fare quell'atto che mi sembra stupido e che mi sembra che. Come dire, porti un cambiamento minimo, ma improvvisamente tu
ti rendi conto che se quel gesto di cambiamento sono milioni di persone che lo fanno, allora si cambia veramente, no? Vediamo un po' se siamo, ci siamo, siamo, bah, Se siamo, no, se, siamo qua, 3, 2, 4, siamo. vabbè, ma metti anche il link del video in chat, magari lo Metto vanno a il vedere. link del video in chat, ve lo metto subito, così qualcuno lo vede direttamente dalla chat. Ok, tac. Esatto. Quindi 3, 2, tanto non ci vuole nessuna autenticazione, non dovete entrare, non dovete fare niente, tutto. Questo è il link. Allora, io farei partire il video. Fallo partire. Se quindi 3, 2, 1, ragazzi, buona visione, buona visione. Un'ottima operazione di guerriglia marketing, mi verrebbe da Eh dire. sì, eh. Ah, ah. Quante volte deve pigiarla, signora? Push button. Più persone lo facevano, più il counter saliva. Eh sì. Stavi lì mezz'ora a far così. Interessante. Sai che se mi ricorda? Mi ricorda una campagna molto simile che avevano fatto, mi pare, in Inghilterra o in Olanda, dove uscivano delle magliette invece. Ah, ok. E praticamente andavano, diciamo, a... come si dice? Finanziare un progetto per finanziare delle operazioni in Amazzonia per difendere il verde. Adesso non mi ricordo se era Greenpeace o chi fosse, ma era una cosa molto, molto simile a questa. Adesso vedendola per un attimo mi è venuto in mente una cosa del tipo. Ma poi capitano dopo l'hanno montato bene perché capitano un'altra serie di cose interessanti. Good. Esplode. Ah. Carina come cosa questa. Adesso ti frega perché non lo fa uguale agli altri. Lagga Roberto, però c'era lì, c'è il link in chat. Purtroppo non si riesce a passare, se si riesce a passare sulla chat di Facebook lo passo volentieri, tanto non c'è. Stiamo facendo anche streaming su Facebook. Sì, anche su Facebook. Contemporanea, ho visto adesso che aveva scritto in chat. Adesso mi stordiscono l'orecchio come sempre. Allora. Ecco qua, perfetto. Adesso possiamo tornare alla nostra. Allora, capite che in una. Cioè, questo video è molto interessante perché contiene tantissime caratteristiche di quello che può essere la gamification, sia come effetto collaterale, quindi Chiaro. da qualcosa che, come dire, che ha come primo obiettivo un premio, in verità poi
fanno vedere che diventa qualcos'altro, un fenomeno sociale, la gente che si mette a ballare insieme, eccetera. Al fatto che quello che si propone deve avere delle caratteristiche ben precise, cioè ci deve essere un obiettivo ben chiaro. Quindi nel primo caso premi 100 volte e succederà qualcosa. Qualsiasi azione che io faccia deve avere un riscontro. Qual è stata la prima persona che si è avvicinata? Una signora di una certa età, ok? Non un giovane. Quindi, perché la signora si è avvicinata? Perché ha visto che naturalmente magari si guadagnava un pacchetto di cracker e sputaci sopra, no? Poi ha visto questo bottone, cosa ha fatto? Alla pressione del bottone il counter, il numero è diminuito. Alla pressione dello stesso bottone è diminuito di nuovo. Una roba semplicissima. Quante volte noi abbiamo sottoposto i nostri cittadini a fare delle cose di cui loro però non hanno avuto un riscontro immediato e quindi poi si sono tirati indietro, no? Non so, io posso... il mio impegno politico, quando sono diventato rappresentante degli studenti all'università, è partito dal fatto, da un riscontro tardo ma immediato, nel senso che a un certo punto abbiamo saputo che i corsi del quarto anno di informatica sarebbero stati diciamo inclusi nel nuovo ordinamento che stava nascendo, eccetera. Quindi i nostri esami che aspettavamo solo di i nostri corsi che aspettavamo solo di seguire, poi informatica quattro anni, i corsi del quarto anno erano bellissimi, fantastici, eccetera, improvvisamente si sbriciolavano e diventavano, si moltiplicavano per tre. Ma questo non che fosse sbagliato o non sbagliato, il problema è che non ci avevano avvisato, ok? Quindi, perché sono, una volta che, cioè sono entrato subito, perché sono entrato e con un minimo di entusiasmo, perché ho avuto il report immediato del fatto che se avessimo fatto qualcosa insieme, qualcosa sarebbe successo, un po' dai docenti, un po' dagli studenti, e quindi io stesso ho avuto la motivazione per continuare. Ma quante volte magari, ad esempio, a informatica abbiamo studiato delle cose e di cui non riuscivamo a vedere l'obiettivo finale e quindi le abbiamo fatte con una fatica mostruosa, oppure magari qualche volta abbiamo anche fallito degli esami per questo. Io mi ricordo benissimo il corso di calcolo numerico che se mi avessero spiegato che il calcolo numerico serviva per muovere in modo armonico all'interno di uno schermo uno sprite, sarebbe stato molto meglio. Avrei fatto il corso con un obiettivo un pochettino più chiaro, no? Invece magari tu fai, poi capisci dopo troppo che non hai capito niente di quello che hai fatto, che è una roba giustamente frustrante. Mentre noi dobbiamo riuscire a dare alle persone una consapevolezza che quello che stanno facendo sta servendo per qualcosa di cui loro possono percepire immediatamente un ritorno, okay? Che non è un ritorno economico o un premio, ma qualcosa che magari può cambiare la loro vita. Chiaro. In piccolo. Allora la gamification ci aiuta a fare questo, ok? Levandoci dalla testa, questa è un'opinione mia personale, levandoci dalla testa il discorso che tutto questo debba essere fatto in un ambiente di competizione, ok? In cui uno deve prevaricare l'altro, in cui c'è il discorso dell'impiegato del mese. Adesso magari la maggior parte dei presenti mi ucciderà, ma io l'impiegato del mese lo vorrei bruciare, ok? Non come poverino con la persona, ma l'idea dell'impiegato del mese. Perché è l'idea di una persona che prevale sul gruppo, quando il gruppo insieme in verità è quello che fa veramente la forza. Ok? E quindi si basano molto spesso tutte i progetti di gamification su quello che è la competizione, perché ci sono le classifiche, i badge, eccetera, quando questi stessi elementi di gioco,
e poi ce ne sarebbero altre tonnellate, ma ogni volta si usano solo sempre questi perché, o comunque, le buzzword sono sempre classifiche, punti, eccetera. Quando questi stessi elementi di base invece possono essere utilizzate per costruire delle meccaniche collaborative che portano a dei risultati molto più di lungo termine. Infatti, Claudia appunto ti dice: in un Un master che master, ok, sì. ho seguito, in effetti ho partecipato a giochi di team building. Noi stessi, per esempio, quello di Lego è famosissimo ormai, lo fanno quasi ovunque. Ho trovato tutto molto efficace. Che rispondenza media c'è nei percorsi formativi aziendali? Allora, posso dire che allora, prima di cominciare qualsiasi, cioè un progetto di gamification è un progetto vero e proprio, ok? Nel senso che non è una roba diversa, non è una roba che non deve avere dei numeri ben definiti o robe del genere. No, ci sono da una parte, la cosa più semplice, dei risultati che uno si deve porre, no? Dire per me il sistema ha funzionato se riusciamo a, non so, coinvolgere il 40% dei dipendenti, sto sparando, ok? Comunque, se riusciamo ad arrivare a un determinato obiettivo. Ma di base poi devono essere sempre, come dire, osservati dei parametri, degli aspetti che comunque fanno riferimento alla persona. Cioè, nel momento in cui io progetto un sistema, devo pensare quanto tempo ha la persona da usare per essere coinvolta in questo progetto? Che tipo di ambiente vive questa persona? Cioè, i suoi superiori sono coinvolti e sono consapevoli della bontà del risultato che porterà questo progetto o meno? Io posso dire che meno nei progetti che ho seguito io, gli obiettivi che sono stati portati, che volevano essere raggiunti dal cliente, sono stati raggiunti. Non sono stati raggiunti quando il cliente, magari anche un'azienda molto grande, proponeva come dire, il progetto, l'esperienza di gamification, magari per la formazione, a un certo nucleo di persone, ma ad esempio non rendeva consapevoli i loro superiori. E quindi cosa succedeva? Che queste persone, dal punto di vista aziendale, si trovavano che subivano, che erano coinvolti in questo processo di gamification, lo subivano perché il loro superiore diceva: ma scusa, tu stai facendo questa roba e non mi stai lavorando? E quindi era un qualcosa in più che veniva visto, non era, cioè, non era, non c'era un coinvolgimento complessivo da parte dell'azienda, quindi in questo caso era fallito. Ah, ok, benissimo, grazie. Ok, grazie, ottimo, se si è capito, perfetto. L'altra cosa che manca, secondo me, cioè su cui non che manca, su cui bisogna fare attenzione, i progetti che ho fatto hanno funzionato. Se le persone coinvolte dal punto di vista del cliente hanno un alfabeto che riesce a capire cioè riesce a capire quello che si vuole progettare insieme. Infatti, quello che noi suggeriamo è: va bene, cominciamo questo progetto. Prima ci troviamo e anche in una giornata o due, quanto il cliente vuole, vi spiego come funziona la gamification, ok? E quindi ci dotiamo di un alfabeto comune. Perché se io parlo di cose esperienziali, tu le devi, prima di capirle, le devi fare. Cioè, per capirle, le devi fare. E quindi è necessario che tu e io cominciamo a poterci parlare con lo stesso alfabeto. Non che magari tu ne saprai più di me. È ovvio che prima di riuscire a capire eccetera, ci vuole una certa digestione delle cose. Ma questo permetterà di parlarsi in modo chiaro e con la stessa testa. Due esempi di questo parlarsi che sono venuti bene. Il primo, un'esperienza che ho fatto in una banca che aveva bisogno di riuscire a far emergere tutta quella conoscenza sommersa che riusciva a rispondere ai casi assurdi casi estremi che arrivavano allo sportello degli impiegati. Le persone coinvolte in questo progetto
hanno fatto un corso di gamification prima, era su Coursera, su quello. Però praticamente sono arrivate e abbiamo insieme parlato la stessa lingua. Un'altra esperienza sulla multinazionale dell'energia, in cui io vado a fare una consulenza su gamification e applied game, poi facciamo dei progetti insieme, questa cosa le è piaciuta, eccetera. Poi dopo 2 anni mi vengono, insomma, mi chiamano. Senti Marco, allora adesso stiamo lavorando con un fornitore che sta facendo un'applicazione, una piattaforma di e-learning, però abbi pazienza, ci dice che sta proponendo dei giochi, ma a noi non sembra quello che hai spiegato tu. E poi il progetto sta prendendo una strada un po' strana, perché delle persone hanno già fatto quello che era stato pianificato in 6 mesi, quindi non sappiamo chi è che abbia sbagliato, eccetera. Puoi venire a farci una consulenza e a vedere tu questa cosa? Partecipo alle riunioni con questo fornitore e si vede che il progetto non era stato pensato bene, cioè non era stato pensato l'impegno da proporre alle persone spalmato per l'intera durata del progetto, che boh, sarebbe stato 9 mesi, un anno, non mi ricordo, ok? Che non sono neanche delle cose di gamification, sono degli aspetti di buon senso di un progetto, no? Se io devo proporre qualcosa da fare a delle persone che stanno facendo altro, devo dire: ok, io proporrò questo contenuto perché ipotizzo che in media la persona ci dedichi 1 o 2 ore a settimana, ad esempio. Non abbiamo fatto delle valutazioni empiriche, come mi ha risposto il fornitore, per la serie non ci abbiamo pensato. Cioè, sarebbe stato più onesto se mi avesse raccontato: guarda, proprio non ci abbiamo pensato, mi dispiace, è andata così. Marco, una domanda. Ma adesso tu, per esempio, facevi l'esempio di un contesto come quello che può essere bancario, non entrando nel merito ovviamente del progetto, no? Però magari potrebbe essere interessante perché ovviamente magari molti non riescono ad avere ancora bene a fuoco il termine gamification, eccetera. Ma perché una banca dovrebbe utilizzare o comunque dovrebbe costruire un progetto intorno alla gamification? Cioè, come agisce in quel contesto, per esempio, come dicevi tu, magari nella spiegazione di un prodotto che può essere assicurativo, mi dire, come interviene, cioè in che modo intervieni tramite la gamification e come agisce in quel caso sulla persona? Cioè, qual è diciamo, l'obiettivo finale che ti potresti dare? A me viene in mente un Monopoli, per dirti. No, lì era una cosa anche abbastanza semplice, nel senso che era, chiamiamolo così, una specie di forum in cui le persone potevano fare, chiamiamolo così, i like ai vari post. Poi c'erano tutte le strutture di gamification, le classifiche, i badge, tutto quanto, no? Ma adesso non mi soffermo ad andare in dettaglio nel Certo. progetto. Ma la cosa ha funzionato semplicemente per 2 motivi. Il primo, le persone hanno visto che quello che magari il classico caso estremo rognoso che impiegava una settimana a essere risolto, loro ci impiegavano con quel sistema lì 2 giorni, perché magicamente scoprivano che a Palermo c'era stato un loro collega che aveva risolto quel problema con le stesse identiche condizioni. Ok. Dall'altra parte, il fatto che ci fosse una conoscenza e un riconoscimento della conoscenza che arrivava dal basso e quindi motivato da un valore oggettivo, cioè dei problemi risolti al lavoro, e quindi tutto quello che effettivamente facevano le persone non veniva mediato magari da un responsabile che poteva per simpatie personali soffocare la persona, ma veniva riconosciuto all'interno di un insieme di persone che hanno tutte le stesse, cioè che viaggiano per avere tutte le stesse competenze. Quindi allora si riconosceva che c'era una persona magari esperta nel trattare, non so, le assicurazioni della vita quando c'è un vigile del fuoco che te le chiede, non lo so. Chiaro. Quindi è una velocità, cioè in questo caso, fammi dire, è una velocità di apprendimento e di comprensione del caso per dare una risposta più celere? Sì,
Ma perché funziona? Perché va a impattare nella vita della singola persona, nella vita lavorativa della singola persona che fa meno fatica, che capisce che come lei ha ricevuto nell'impiegare da 7 giorni a uno la risoluzione di un problema, anch'io posso fare lo stesso per gli altri e questo a me porta un riconoscimento perché le altre persone con like, con tutto quello che il circolo virtuoso del sistema aveva promosso, aveva permesso quindi di portare una conoscenza consapevole da parte di chi effettivamente era, tra virgolette, meritevole di questa cosa. Quindi la cosa che può essere interessante a questo punto, secondo me, fatto un attimo il quadro, no? Riprendendo il discorso che dicevamo prima, quindi la gamification sono le tecniche che attraverso il gaming vengono applicate al di fuori di altri contesti, e secondo me è interessante capire come agiscono sulla persona. Nel senso che qui abbiamo detto, no, c'è una facilitazione alla comprensione, a risolvere il problema e via dicendo. Ma più in generale, se noi dobbiamo pensare a una generazione che è cresciuta a pane e videogiochi, no, come questa generazione a pane e videogiochi interagirà con un'altra generazione che magari questo tipo di, diciamo, di mondo non l'ha conosciuto. Mi viene da pensare mia madre e mio padre, che a livello, no, di videogame, non sanno neanche dove stanno di casa, cioè, ed è arrivato perché è arrivata l'app sul telefono, per dirtene una, no? Cioè, come una società del futuro può in qualche modo, no, attraverso questo tipo di tecniche, può, diciamo, educare un'altra generazione che non conosce questo tipo diciamo, di tecnologia. E quelli che arrivano dietro, come possono in qualche modo per non trovarsi poi schiacciati? Allora, la gamification non è la panacea di tutto, cioè non è che risolve tutto, Esatto. ok? Per ogni contesto ci vuole lo strumento adatto, ok? Quando si fanno i famosi studi di gamification, eccetera, si dice che le persone nate dal 1971 in avanti sono persone che hanno il videogioco nel loro DNA, no? C'è il solito esempio che si fa con i bambini piccoli, vedi, mi prende il tablet, lo sa usare meglio di me, eccetera. Per i bambini è una cosa naturale, loro ci sono sempre nati, poi anche lì bisognerebbe calibrare bene l'utilizzo dei dispositivi elettronici cioè, fatto dai bambini, ma questo è un'altra parentesi, ok? Quindi, invece quelli prima fanno tre volte più fatica, non è che non riescano a essere recettivi, perché io ho una persona nata, un mio amico carissimo, nato nel 1939, che lui si fa prima di andare a dormire la sua partita a Tetris o alla qualunque sul tablet perché dice che lo rilassa per andare a dormire, ok? Oppure ti gestisce la sua mailing list con MailChimp che dici a 81 anni come fai ad avere un'elasticità e non ha un percorso tecnologico alle spalle, attenzione, anzi, completamente umanistico, filosofico, eccetera. Certo. Però questi sono dei casi eccezionali. È ovvio che in certi casi, se ad esempio la popolazione ha una certa età, la parte della gamification io prenderei il coinvolgimento, la parte esperienziale, cercando di mediare, la parte tecnologica in qualcosa che sia comprensibile, oppure qualche volta proprio non c'è bisogno di usarla, ok? Cioè, bisogna prima di tutto analizzare l'obiettivo e i destinatari e fare il discorso che finalmente si sta facendo adesso. Cioè, in un discorso tecnologico io devo mettere davanti la persona al centro e non quello che devo fare. Quello che devo fare, certo, è la conseguenza dell'obiettivo che devo raggiungere, ma prima mi devo chiedere com'è che comunico questo contenuto alla persona? Qual è la...
il modo migliore per farlo. E grazie a questa idea, fortunatamente, da nerd ci siamo trasformati, perché anch'io all'università smaniavo proprio, cioè mi strappavo i vestiti per dire: non vedo l'ora di farti sperimentare il mio sistema di intelligenza artificiale per farti vedere che figata ho fatto, no? Ma se quel sistema di intelligenza artificiale nessuno lo capisce, ok? Perché l'hai proposto con un'interfaccia, con dei pulsanti, delle robe che non si capiscono. Ma chi te lo, cioè, ma chi te lo considera? È completamente inesistente, ok? Quindi, primo, la persona. Quindi solo una volta che io metterò davanti alla persona, allora potrò ipotizzare che sì, una soluzione gamificata può essere fatta con la tecnologia, oppure semplicemente una soluzione gamificata può essere fatta con una specie di gioco da tavolo, ok? In un'università delle Hawaii hanno fatto una competizione per insegnare ai freshmen, alle persone nuove che entravano in questa università, il consumo consapevole dell'elettricità, facendo un gioco per cui ogni casetta, no? Ogni club alfa, beta, gamma, zeta, eccetera, che era nelle casette, faceva questa competizione per risparmiare più elettricità possibile, no? Perché giustamente c'hai gli studenti che magari buttano il naso per la prima volta fuori casa, che ne so, e quindi ti lasciano il televisore in stand-by, la console accesa, la qualunque, No. ok? Come l'hanno fatto? Hanno fatto una festa iniziale, una cosa di relazione per far conoscere, quindi l'evento di gamification è stata la scusa per far conoscere tra di loro i freshmen con le nuove classi, quello che era, i vecchi studenti, eccetera, e poi hanno fatto una specie semplicemente di applicazione di classifica che li stimolava, faceva vedere quali fossero i consumi di ogni singola casa con altre manifestazioni, ok? Non una roba mostruosa, magari facendo durante la festa dei giochi per farti capire quanto consumo elettrico fai se tieni accesa quella roba lì e quanto spenderesti, non so, insomma. Ok. Non è che hanno costruito un videogioco, ok? E diciamo così, per ricapitolare un po' questa conversazione sulle tecniche e sulle applicazioni. Come pensi che sarà la società del futuro di persone che comunque oggi, diciamo, un po' anche erroneamente, no? Vengono definite rimbambiti perché magari stanno tante ore su un videogioco. Cioè, che tipo di società avremo? Mettiamo così. Allora, beh, è una domanda molto delicata perché noi adesso abbiamo parlato di gamification come strumento che viene utilizzato per raggiungere degli obiettivi, ok? Chiaro. Al momento l'obiettivo della mia vita è cambio il mondo cambiando me, cercando di fare delle cose positive per me, ma soprattutto per gli altri, no? Essere incisivo sul mondo in modo tale che ci sia una sorta di circolo virtuoso. Tutto quello che può essere un po' il mondo dei social, che poi ha dato tutto l'origine alle fake news e tutto qua, ci ha fatto vedere un po' il lato oscuro di questo coinvolgimento, che può essere utilizzato per fare dei profitti, ok? Quindi quello che io immagino e io sto cercando, diciamo, di combattere per questo, immagino una società del futuro che sia consapevole degli strumenti tecnologici che ha. Attenzione, consapevole vuol dire non che li sappia usare perché ci è nata, che sappia come vengono passati i contenuti tramite questi strumenti. Che sia gamification, che sia la tecnologia, che sia un uso intelligente della rete, eccetera, e che a quel punto allora, siccome è già costruita secondo una certa attenzione all'utente, ok, saprà entrare sempre di più in queste, saprà essere
ricettiva a queste meccaniche che proponiamo loro, e quindi anche, diciamo, il risultato certamente sarà molto interessante. Ma se non lavoriamo nel costruire questa formazione a come vengono passati i contenuti, che non vuol dire sapere come funziona la scalabilità orizzontale delle API di Facebook, ok? Certo. Cioè il super mega discorso tecnico, ma capire come funzionano certe cose, vabbè, allora la prospettiva è rosea. Al momento la prospettiva è abbastanza rosea, nel senso che c'è tutto il movimento degli ethical designer, cioè delle persone, informatici, psicologi, tutti quelli che sono Ciao. stati coinvolti, che però si è reso conto che questa macchina ha una potenza totale. Basta vedere gli scandali di Cambridge Analytica, appunto, tutto quello che è successo con le prime elezioni di Trump, o le varie, oggettivamente, la bestia di Salvini, no? C'è, cioè, un uso Certo. della tecnologia che sfrutta la debolezza della non conoscenza della persona, ok? Ecco, se riusciamo a formare dei giovani e delle persone che riescono ad avere questo approccio critico alla tecnologia, allora avremo vinto, perché saranno consapevoli di come funziona il coinvolgimento, sapranno usare il coinvolgimento per il bene, sapranno ricevere il coinvolgimento per il bene. Ecco, questo è. Ci troviamo a un po' una svolta, Chiaro. ok? Perché adesso il mondo si è reso conto della potenza pazzesca, non solo i tecnici, ok? Perché io per primo, quando ho scoperto all'inizio dell'università la potenza mostruosa di internet, perché a casa mia mio padre mi ha sempre comprato, cioè facendo 50.000 sforzi, naturalmente in modalità gamification, se arrivi qui allora ti compro il computer, cioè c'era sempre un obiettivo da raggiungere, ok? Io lo Chiaro. raggiungevo fisso, perché bisognava sopravvivere. Però quando io sono entrato, l'unica cosa che non mi aveva comprato era il discorso del modem, l'adattatore telematico, eccetera. Ma per un discorso di spese telefoniche che allora erano abbastanza sostanziose, Chiaro, no? chiaro. Ecco. Ma quando io ho scoperto internet, mi è cambiato completamente il mondo. Cioè, ma proprio ho perso. Era un qualcosa di gigante che mi ha inondato. Ora anche non solo quelli che facevano informatica l'hanno scoperto, grazie a Dio, e quelli che facevano informatica l'hanno reso decisamente accessibile, al costo però di purtroppo aprire un po' di più queste due strade, chiamiamola così, la strada per l'uso positivo di queste cose e la strada per l'uso Chiaro, negativo. chiaro. Allora, diciamo chiaro perché alla fine è sempre lo stesso discorso, cioè poi alla fine è il libero arbitrio che fa di una cosa un prodotto usato nel bene e un prodotto usato nel Al male. solito, la dinamite noi la possiamo usare o per costruire dei tunnel, eccetera, o per buttarla sotto la macchina di qualcuno, che non è Chiaro. l'ultima opzione, non è proprio il massimo della vita, diciamo così. Esattamente, esattamente. Guarda, penso che abbiamo un po' investigato, abbiamo un po' buttato l'amo, che poi era lo scopo, no, Ok. di questo incontro. E se non ci sono altre domande, io ti lascerei anche riposare, vista Ah, no, una giornata intera di lezione a parlare sempre di queste cose, che alla fine ci avrai la nausea. Ti vedo già pronto a tornare su un diablo o qualcosa di simile. no, penso che giocherò con lo Mister, cioè è un'architettura FPGA, cioè una cosa per cui tu applichi sull'hardware ed è come se avessi il computer vero, cioè proprio Pensa un po'. fisicamente il computer vero, una roba, e quindi puoi avere tutti i computer dal 1970, da Pong 1972 fino alla Commodore Amiga, eccetera, di metà degli anni 90. Se volete, io vi condivido un attimo lo schermo e poi Vai. magari lascio, perché se volete avere un po' di notizie, cioè un po' di materiale per approfondire questi argomenti, Volentieri. vedo di fare questo. Dovrei adesso Dovreste vedere qualcosa di decente, Sì, ok? vai, vai. Ok, questi sono un po' di libri che spiegano quello che vi ho detto prima: l'esperienza ottimale col flow,
poi due libri del, appunto, del 58 e del 38 che spiegano l'uomo e il gioco, ok? Poi invece questo A Theory of Fun è un libro che spiega la psicologia del divertimento. Qualche libro che spiega prima di tutto la gamification, poi Ah, For the Win, bellissimo questo. Jesse Schell, The Art of Game Design, è un po' la Bibbia del game design. Gamification Toolkit sono delle esperienze di qualcosa di un pochettino più pratico rispetto al primo titolo che vedete sopra. E qui ci sono dei link su web, in particolare questo Yukai Chu è interessante perché offre tanti esempi di gamification, ognuno per settori o per obiettivi da raggiungere. Quindi anche dal punto di vista dell'ingaggio politico, civico o della parte aziendali, può essere un buon riferimento per riuscire insomma, a darvi due dritte. Va Qui, benissimo. se volete, c'è la mia posta elettronica, se volete contattarmi, e niente, quindi. Con la maglietta sei proprio carino. Ah, La sì. voglio Perfetto. anch'io, adesso divento tutto fanboy. Va bene. Grazie di tutto, Va Marco. bene, buona serata allora, spero che sia servito a qualcosa Sicuramente, Ok. sicuramente. Benissimo. Ciao Ciao Simone. Marco, ciao, grazie, Grazie. grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.